lo stupore per la bellezza del mondo naturale, per il suo significato per la società umana. È stato il tema della 2 giorni di incontri organizzata dall'Università di Camerino ed in particolare dal corso di laurea triennali in ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, in collaborazione con la Pontificia Università Antonianum e del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle Marche. Un incontro tra scienza, filosofia e teologia sul tema della bellezza, che ha visto la partecipazione del confronto attivo tra i ricercatori, filosofi e teologi di varia provenienza, le studentesse e gli studenti dei 2 atenei. Ad aprire i lavori, saluti del rettore dell'Università di Camerino, il professor Graziano Leoni, al quale sono poi seguiti gli interventi di Silvano Petrosino dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Andrea Bizzozzero, Carlos Salto e Antonino Clemenza della Pontificia Università Antonianum, Andrea Piccaluga della Scuola di Studi Superiore Sant'Anna di Pisa, Andrea Catorci e Claudio Pettinari dell'Università di Camerino. Le conclusioni sono state affidate a Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini Marche, e Giuseppe Buffon, vicerettore della Pontificia Università Antonianum. Sono 2 giorni in cui studenti, i nostri studenti di scienze naturali si interrogano insieme a studenti di teologia e filosofia su questo concetto del bello. È molto importante in qualche modo tenere insieme questi 2 aspetti della conoscenza, e questa cosa per la nostra università è molto importante. A me piace proprio l'idea che studenti di scienze naturali abbiano questi confronti con delle persone che hanno veramente delle esperienze completamente diverse. Sono 2 giorni intensi, ieri sera abbiamo avuto anche un momento molto bello insieme agli studenti dell'Antonianum. Io ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questo evento e dovrebbero seguirne degli altri. A primavera probabilmente noi andremo a Roma e avremo una seconda parte di un incontro che è bellissimo. L'interdisciplinarità, ma anche la formazione della persona, direi, che passa attraverso l'interdisciplinarità. Ma è interessante la contaminazione, provare a mettere insieme 2 ambienti che in genere non si frequentano e che anche nel corso della storia d'Italia hanno avuto problemi di collaborazione, di convivenza insieme. Questo mi sembra già, diciamo, dell'innovazione, della novità che farà bene sicuramente all'ambiente, e alle istituzioni, alle persone. La scienza non è vero che è fredda, che può essere calda, che può essere appassionata. I ragazzi vengono qui perché hanno una passione dentro, e quindi dire che questa passione è vera, è autentica, che ha una legittimazione, che ha un fondamento, mi sembra molto interessante. Riuscire a vedere al microscopio la realtà, pensavo io, metterlo dentro una facoltà di teologia è anche molto interessante.